Che abbiamo anche Fiaso, quindi Paolo Petralia. Fiaso rappresenta 140 aziende ospedaliere sul territorio nazionale. Abbiamo parlato di PNRR. Qual è lo stato dell'arte per quanto riguarda Fiaso? Cosa si sta facendo? Petralia. Grazie a voi, è un piacere per me personalmente e per Fiaso partecipare a questo incontro. Ecco, non so se mi ha sentito Petralia, appunto, dicevo, PNRR, ne abbiamo parlato, punto di vista di Fiaso, quindi ospitalità privata, cosa si è fatto, cosa bisogna fare? Sì, certo, c'è molto da fare, ma anche molto è stato fatto. E si diceva, uscendo dalla pandemia, che nulla sarebbe stato più come prima. E in realtà così è. Spetta a noi fare in modo che sia certamente migliore quello che stiamo costruendo. E da questo punto di vista, nonostante le molte difficoltà, appunto qualcosa è stato fatto. È stato fatto soprattutto in quel terreno neutro che, a nostro modo di vedere, sono le aziende, dove tutti i saperi, le competenze, le risorse si incrociano per essere messi a terra, come oggi si dice, a realizzare poi delle risposte tangibili e utili per i cittadini. C'è da fare ancora molto, sì, perché si tratta di trasformare un sistema. E oggi noi parliamo di ecosistemi addirittura, quindi costruirlo addirittura su una dimensione più ampia. Una dimensione che non soltanto è unitaria dal punto di vista dei fattori determinanti la salute, ma coinvolge anche il mondo animale, che noi oggi parliamo di One Health, fino ad arrivare al Planetary Health, cioè a una dimensione davvero globale per tutti. In tutto questo però le difficoltà sono nel quotidiano e i problemi vanno risolti nella concretezza del qui ed ora. Noi crediamo che questo lavoro le direzioni generali delle aziende sanitarie pubbliche lo stiano facendo costantemente, lo abbiano fatto durante la pandemia e lo debbano continuare a fare grazie a una sinergia sempre maggiore con tutti gli attori, quelli istituzionali, i decisori, i policy maker, ma anche con tutti gli attori che nel mondo della salute a vario titolo e ragione intervengono e interagiscono. Questa è la soluzione forse per costruire un percorso partecipativo che veda tutti insieme capaci di dare concretezza alle cose. Questo naturalmente soprattutto in quegli ambienti di grande trasformazione oggettiva come è appunto il digitale, ma non solo, perché è da lì che si può utilizzare anche un driver di trasformazione concreto, specifico, che possa efficientare, migliorare e quindi a ragione invariata di risorse umane dare anche la possibilità di implementare risposte, servizi, prestazioni. Petralia, torno da lei per chiudere questo bilancio. Allora, nodo dei medici, LEA, spesa che non basta, serve collaborazione, partecipazione, l'ha già detto, il futuro tra pubblico e privato, è anche questa un'integrazione necessaria e noi la vedremo oggi. Qual è il futuro, secondo lei, negli ospedali pubblici di Fiaso? Il nostro sistema sanitario è un sistema che ha delle caratteristiche costituzionalmente dettate che non sono solo soltanto fondative, ma sono anche di grande valore. L'universalismo, l'equità di accesso, la possibilità del solidarismo, sono tutte dimensioni che vanno preservate e anzi, semmai rilanciate. Tutto questo lo dobbiamo fare insieme, si diceva. Sì, perché oggi tutti noi, ciascuno nel proprio ruolo e nella propria responsabilità, siamo chiamati ad una vera e propria riforma del nostro sistema sanitario, che altrimenti la diagnosi è certa, così come oggi è, avrà serie difficoltà ad essere non solo preservato ma anche mantenuto in attività e in vita. Ecco perché noi parliamo più che di integrazione, di partecipazione attiva, proattiva e attiva, tutti insieme in un percorso di rifondazione, di riforma del nostro sistema sanitario nazionale. In questo c'è spazio per tutti, c'è spazio per il livello istituzionale, c'è spazio per la regia pubblica, c'è spazio per l'erogatore pubblico e privato, c'è spazio per il terzo settore, i corpi intermedi, c'è spazio per il paziente esperto e coinvolto, partecipe, attivo, c'è spazio per tutte le organizzazioni a vario titolo e misura che dalla scuola ai livelli diciamo di vita sociale debbono intervenire per costruire una salute davvero esigibile come bene primario. E sappiamo bene che salute vuol dire benessere, sappiamo bene che salute non vuol dire curare una malattia, ma vuol dire semmai promuovere uno stato di vita salubre e evitare una malattia. Ecco, in tutto questo tutti noi dobbiamo insieme concorrere alla costruzione di una risposta assolutamente coesa e in questo quindi prospettica per la tenuta del nostro sistema sanitario. Ecco quindi che a partire dalle liste d'attesa, mantra di tutti i giorni per ciascuno di noi,
a seguire con l'equità di accesso alle prestazioni, altro problema che sappiamo bene quanto incide oggi nella capacità e nella possibilità di curarsi o di acquistare i farmaci per buona parte della nostra popolazione, fino ad arrivare alla solitudine dei nostri anziani che, in assenza di risposte piene di domiciliarità o di centralità di cura nella loro dimensione di vita ordinaria, beh, tutto questo potrà invece trovare spazio, forma, fondamento di solidità nell'esigibilità delle risposte e quindi garantire una risposta che nel tempo sia sempre più eccellente anche nei grandi ospedali, nei grandi hub di ricerca, di formazione, che naturalmente completano questo tipo di circolarità di costruzione di salute. Io credo che tutto questo noi lo dobbiamo fare insieme, perché facendolo insieme noi potremo in qualche modo anticipare il futuro. Un futuro che altrimenti, se non lo anticiperemo, ci farà essere in ritardo, ma non per allora, ci farà essere in ritardo oggi, nel presente. E questo è un qualche cosa che non ci possiamo permettere, nessuno. Direi una circolarità di salute, bisogni condivisi, questo è il messaggio che arriva da FIASO. Allora grazie a Paolo Petralia, vicepresidente di FIASO.